storia di Barcolano è una storia fatta di passione, di emozioni genuine, poi investite da grandi occasioni e grandi cambiamenti. Era il 19 ottobre del 1969 quando venne messa in scena la prima Barcolana. Erano 51 le barche partecipanti e vinse Beltegeuse di Piero Napp. La cronaca sportiva del Piccolo del martedì parlò di un grande successo di partecipazione. Ora, quella volta non c'erano i social e le testimonianze vere di quegli anni le possono dare solo chi queste barcolane le ha vissute. Allora, che clima si respirava? Beh, si respirava un clima molto piacevole. La gente partecipava a questa festicciola, diciamo così, in Piccolo in Mare, perché poi è cresciuta gradatamente, perché aveva il piacere di confrontarsi con i campioni. Quindi la gente era molto stimolata ad avere una barca nuova e quindi poter dire anch'io voglio vincere e posso vincere perché sono capace. C'era, come dire, la volontà di trovarsi in campo di regata non solo per dare come dire, il piacere anche ai familiari di trovarsi a competere con gente che la sapeva più lunga di loro, ma semplicemente per godere del fatto di trovarsi a mettere a punto per bene le vele e la barca e di trasmettere l'amore che hanno per il mare verso tutti gli altri che partecipavano alla regata. Noi abbiamo avuto il piacere di vincere con la nostra imbarcazione costruita in casa, diciamo, con l'Arpa Magic Express. Abbiamo vinto di categoria e siamo arrivati 43esimi assoluti su 1700 arrivati. Poi questo piacere l'abbiamo trasmesso ai nostri figli, che oggi come oggi stanno facendo un po' belle sorprese anche nei maxi. La passera più piccola che ha partecipato in Barcolana, chi la conduceva? Beh, la barca più piccola l'ho condotta io, era una piccola passera di 5 metri e abbiamo terminato riducendo un po' tutte le vele perché c'era bora 80 e c'era mio fratello povero che diceva ti prego portami a casa, sono finito, ho paura. Invece siamo arrivati bene, abbiamo finito terzi assoluti quando una barca di più di 10 metri è finita sugli scogli perché ha rotto l'albero e quindi non potendo più gestire la barca non governava più. Quindi noi siamo felici non per chi ha avuto questi danni, ma perché abbiamo veramente dato di più di quello che potevamo. Correva l'anno 1976, gli iscritti in Barcolana erano 120, anzi quella volta era Coppa d'autunno, e a vincere fu Giorgio Brezic con l'imbarcazione El Raguseo. Era il secondo anno di fila che vinceva, ma il 1976 è importante perché tre imbarcazioni prime di categoria uscirono tutte e tre da Androna Santa Tecla. Che barche erano? Raguseo, Baldanzone e Istria. Appena costruita, mai provato le vele, come prima volta issa le vele al giorno della competizione. E tre armi differenti, ovviamente, come si può giudicare, perché un armo è per una barca, due armi, e i skipper e le persone dell'equipaggio, ogni barca ha il suo equipaggio ben formato e istruito. E fu un grande successo quello. Un grande successo, ovviamente, perché allora erano i più bravi della zona, della tredicesima zona. E poi anche sulle mie barche non andava uno qualsiasi, ma montava o Giorgio Bresi o Donny De Grassi o Vigo Fonda o per dire Colonna o per dire questi personaggi ovviamente erano sicuri della barca vincente, erano fatte nella maniera più dignitosa, più capace del possibile, anche per questa grande rivalità con i Carlini, con i San Germani, che si presumeva di riessere a superarli, se non superarli ma medesimarli. Non è facile, è tutta una questione di capacità, di volontà e di, certo, commessa anche se vogliamo, perché tutto ha un costo. Solo il Baldanzone, penso il Baldanzone e il Raguseo, quelle due o tre erano le più vincenti
perché ne abbiamo fatto le altre, però non erano all'altezza, non avevano gli equipaggi adatti, eccetera. La foto oltre la telecamera, di fronte a noi, appesa sulla parete, che barca è? Il Baglianzone, questo è il tipico, l'originale, anni 72-74. E ovviamente questo è l'originale, quello che ha fatto, non so, penso sui 300 trofei tra nazionali e internazionali. Nel 1977, barco l'anno successivo, c'erano 179 iscritti, ok? Quella volta a veleggiare c'erano anche le signore del mare nel golfo. Ecco, Sciarelli diceva che una barca come Janega, che è un progetto suo che poi lei realizzò tra l'89 e il 90, che fa percepire il genuino significato della parola barca, questa cosa fatta per galleggiare che ha un'anima. Anche fatta con l'animo e anche fatta con i criteri e l'edizione moderna come capacità, i materiali moderni, però non è mancato la tecnica che si adoperava una volta. Era il 1978 e la barcolana fu vinta da Il Cid, un'imbarcazione nella quale a bordo c'era il campione olimpionico Roberto Vencato. Ecco, il suo compagno di 4,70 alle Olimpiadi di Montreal era Roberto Sponza, che in quella stessa barcolana governava il trapezio del Nibio. Sempre in barcolana c'era Mauro Perlaschiera in un barchino di 7 metri che si chiamava Tutti Frutti. Ecco, l'unico ricordo, perché quella volta non c'erano i social che abbiamo del Cid, è questa fotografia qui. Che ricordi questa allora foto. Dare? I ricordi naturalmente bellissimi, perché vincere una barcolana in assoluto, anche quella volta, anche se c'erano meno barche, era sempre un successo molto ambito. Mi ricordo perfettamente una cosa, che a metà del primo lato, quando eravamo davanti, i ragazzi mi hanno detto non voltarti assolutamente. Io mi sono voltato e ho avuto un blocco psicologico immediato, perché nonostante avessi avuto molta esperienza di regate, francamente tante barche dietro non le avevo mai viste. E ho preso paura, veramente. Allora, senti, la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80 sono stato un periodo storico che per la vela ha avuto molto significato in termini di materiali usati per le vele. Che cosa accadde? Sì, è stato il cambio più forte che sia mai esistito nella tecnologia delle vele. Gli anni 70 sono stati basati solamente sul Dacron, che era un polietilene, che aveva appena soppiantato le fibre naturali come la tela olona o altri materiali come il cotone. E in realtà queste fibre sintetiche hanno avuto un grandissimo successo negli anni 70. Finché a qualcuno, a fine anni 70, non è venuto l'idea di usare dei materiali aramidici che facevano parte del progetto Apollo, perché sono stati sviluppati da una multinazionale molto famosa proprio per il progetto Apollo, e i nomi sono ormai nella bocca di tutti i velai e velisti, che sono Mylar e Kevlar. Questo cambiamento qui fondamentale è stato proprio alla fine degli anni 70 ed è stato un cambiamento incredibile, perché ha aperto completamente la porta ai materiali moderni e ai laminati moderni. Quindi non si parla più di tessuto di Dacron, che posso anche mostrarvi un pezzettino qui, questo è il classico tessuto di Dacron come si usava una volta, con trama e ordito, quindi praticamente fatto come un lenzuolo e poi fissato in materiali che nella realtà delle cose hanno delle fibre interne, e questa fibra interna gialla che vedete è proprio il Kevlar. Nel 1980 gli iscritti alla barcolana erano 202, poi qualcosa accade. Esattamente che cosa? Accade che io divento presidente, invento una nuova formula, cioè invento, c'era poco di mentale, ho creato una formula più commerciale, più aperta a tutti i concorrenti, e la barcolana ha cominciato a esplodere nel loro numero di concorrenti. Siamo arrivati alla fine del mio mandato nel 98, a 970 concorrenti partecipanti alla regata. Qual è stata la ricetta magica? Ma alla decima ho creato un piccolo
distintivo, che è quello che poi si è sviluppato ed è oggi il marchio della Barcolana, dove avevo pensato, per incrementare questa regata, cerchiamo di far capire ai quelli che non hanno partecipato che in questa regata c'ero anch'io. Io ho fatto questo marchio con un fumetto con scritto c'ero anch'io, dal quale poi abbiamo derivato il nostro marchio che ho depositato per la Barcolana. E questo non fa altro che sottolineare quello che è uno dei concetti, il concetto fondamentale di Barcolana, che l'importante è partecipare, è chiaro, se non partecipo alla Barcolana. Anzi, ti dirò una cosa, noi abbiamo fatto tanto, dirigenti, soci, collaboratori, però la Barcolana è fatta degli uomini che partecipano alle regate. Senza di loro non esiste la Barcolana. Questo tassello così particolare del c'ero anch'io che ha evoluto Barcolana ha fatto arrivare anche tanti personaggi e tante storie, per esempio? Esempio Dani De Grassi, due volte campione del mondo, faceva il giro del mondo con il Gatorade, è arrivato a Punta dell'Este, nella parte bassa dell'Argentina chiaramente, ed era sotto Barcolana, ha preso un aereo, è venuto a fare la Barcolana con suo padre, Gildo, che ormai non c'è più, e con i suoi amici regatanti. Finita la Barcolana la sera stessa, se ne è tornato a Punta dell'Este, c'ero anch'io. E poi senti invece, altro aneddoto che riguarda un po' le storie che imbarca, le cose, le cambuse. Sì, ce ne sono. C'è un po' indescrivibile la cosa, perché, come dico sempre, in Barcolana uno solo perde, che è l'ultimo, quello poverino. Anche se si guarda indietro non c'è nessuno, quindi in barca, in Barcolana, stranamente, le nostre meravigliose donne preparano manicaretti e cose affinché i loro uomini possano andare a divertirsi e possibilmente a regatare. E non è raro che su qualche vittoria, più di qualche donna che stava a terra diceva «Sì, grazie alle mie polpette e a quel che te ho preparato». Questo è quanto è la verità. Gli anni 80 furono quelli della Coppa America, che portarono un grande avvicinamento alla vela da parte di tutta la nazione. Ecco, nel 1987 a partecipare in Barcolana ci fu anche il Moro di Venezia, che fu un evento eccezionale. E poi che cos'altro accadde in quella Barcolana? Beh, in quella Barcolana non era naturalmente una delle prime mie partecipazioni, anzi ho iniziato nel 76 e poi l'ho fatta praticamente tutte tranne qualche rarissimo caso. E avevamo appena cambiato barca, per cui si era passati da una vecchia barca di legno molto amata alle nuove tecnologie vetroresina, una barca leggermente più grande, e ci siamo ritrovati in ottima posizione, era una barca molto veloce, e c'è stata una scenetta divertente perché un amico a bordo gli ho detto: Pino, guarda quante barche abbiamo dietro. E lui mi ha guardato e mi ha detto: guarda piuttosto quante poche barche abbiamo davanti. E difatti siamo arrivati ai 18esimi, che d'accordo non c'erano i volumi di adesso con le 2000 barche eccetera, come in termini di partecipazione, però c'era già un numero importante e la barca era veloce, abbiamo fatto una bella regata. Abbiamo riso molto su questo fatto che dietro non cambia averne 100-200 di più, ma averne 100-200 di meno davanti si nota la differenza importante. Era già chiaro quello che è lo spirito di Barcolana, che coinvolge agonismo, vela, ma anche amatori, semplici appassionati, insomma basta avere una barca per partecipare. Grazie per l'ascolto, alla prossima.